Logos Web Radio. Benvenuti su Logos Web Radio, ultimo appuntamento del seminario Mafia e Antimafia della Facoltà di Giurisprudenza di Bologna. In questa puntata di Scrusciu, Disturba il Silenzio, abbiamo intervistato Gaetano Saffioti, imprenditore calabrese di 48 anni, di cui gli ultimi 8 vissuti sotto scorta. Il tema di oggi è il coraggio della denuncia. Infatti, grazie a lui, 48 malavitosi sono finiti in carcere ed oggi è qui con noi per testimoniare la sua esperienza ed incentivare altri imprenditori a denunciare i propri strozzini. Gaetano Saffioti, lei ha avuto il coraggio di denunciare chi chiedeva soldi, appunto, e chiedeva una mazzetta da lei, ma prima della sua denuncia, di questo grande gesto che gli ha dato la possibilità di respirare, anche da un lato, ha avuto la possibilità di vedere la presenza della società civile, uno spiraglio appunto di lotta alla mafia, all'usura, al pizzo nel territorio dove è cresciuto e vive tuttora? No, purtroppo non c'erano momenti, però quando prendo coscienza che tu sei uno di quelli che potrebbe fare qualcosa e non lo fa, allora dici non c'è bisogno che siano gli altri a incominciare, posso incominciare io, perché io sono uno di quelli che può fare qualcosa, può cominciare a reagire sperando, confidando nell'emulazione, perché se si dà l'esempio positivo per dignità personale, perché si crede di essere liberi, ma in effetti si è una sorta di schiavitù, e soprattutto perché si può, oltre che si deve, reagire a questo sistema. Ho denunciato un poco quali erano le vessazioni, ma non tanto per far arrestare il tizio e cassa in prova, ma per far emergere qual era il sistema vigente che purtroppo ancora insiste nel nostro territorio. In seguito alla sua denuncia, appunto, per poter continuare la sua attività imprenditoriale nel proprio territorio di origine, è stato soggettato a un programma di sorveglianza ed è diventato un testimone di giustizia, continuando il proprio impegno contro il racket, contro l'usura, contro l'andrangheta. Volevo sapere, le istituzioni, secondo lei, negli ultimi anni, in che modo si sono comportate nei confronti dei testimoni di giustizia? Hanno cercato di rendere loro una vita possibile, una vita normale, oppure sono stati dimenticati dalle istituzioni? Ma guardi, il testimone di giustizia secondo me è una risorsa che dovrebbe essere sfruttata, ma invece non viene sfruttata. Comunque il testimone di giustizia ce ne sono tanti, nel senso per disperati motivi, ragioni, cioè magari che si sente un omicidio, non è che sono tutti imprenditori, quindi si generalizza un po'. Il mio stato comunque, cioè quello che prevede la legge, era che si può scegliere di andare in località protetta, avere uno stipendio, avere le spese eccetera. Io non ho fatto questa scelta perché non era questo lo scopo. Ho deciso testardamente di rimanere nel territorio perché siamo una risorsa, il nostro apporto può essere maggiore anche dopo aver denunciato, sia per la società civile perché sono un esempio da emulare, sia per le istituzioni perché possono dimostrare che anche se si denuncia la vita non finisce, semmai si rinasce o quantomeno si continua. Un'ultima domanda relativa alle iniziative che sono nate nel corso degli ultimi anni in merito alla lotta al racket e ultimamente alla recente nascita della rete di Libera SOS Giustizia, che cerca di supportare in tutta Italia e di aiutare chi denuncia ad essere tutelato, appunto, ad avere un supporto nella denuncia e nella battaglia giudiziaria e anche per evitare ulteriori ritorsioni. E secondo lei è possibile, grazie a questo impegno di associazioni antimafia, sviluppare nel breve futuro una libera imprenditoria, una libera economia nel nostro paese, senza parlare di nord e sud, appunto, a livello nazionale, perché ormai i vincoli, le frontiere da questo punto di vista cadono? Ascolta, qualsiasi iniziativa si faccia, sia che provenga dalla società civile, sia che provenga dallo Stato, sia che provenga dall'associazione, è senz'altro positiva, perché come diceva Borsellino, basta anche solo parlarne. È chiaro che c'è bisogno del supporto di tutti e io sono convinto di questo, perché certamente non farei quello che sto facendo, che ho fatto, eccetera. Più che lo Stato sta cercando di fare la sua parte, c'è tantissimo ancora da fare, ma qualcosa sta facendo, ma soprattutto la società civile, perché è il popolo quello che conta, e se un popolo soffre si ribella,
e se si ribella le cose cambiano. Ci sono generazioni che si sono ribellate e hanno cambiato il mondo. E allora se ancora non si è ribellato vuol dire che non soffre o non soffre abbastanza. Speriamo che ci possa essere un cambiamento di mentalità in questo senso. Sì, certo, ci sarà senz'altro, ci sono, i segnali ci sono, perché già lo Stato sta portando dei colpi pesanti alla mela, quindi questa forza c'è, con il sequestro del bene, la confisca, le varie associazioni che stanno sempre di più proliferando, sono tantissimi tasselli che devono portare la società civile a capire che è finito quel tempo. Certo, la melanghina non finirà fin quando ci sarà il consumo di cocaina, fin quando ci sarà prostituzione, fin quando ci sarà business, ma quantomeno nel settore dell'economia, cioè che è il motore per il futuro, per il lavoro, almeno in questa ramo d'azienda, chiamiamolo così, almeno lì se il popolo reagisce qualcosa può fare tanto. La ringrazio per la sua testimonianza. Grazie a lei per avermi ascoltato. L'intervista è stata realizzata da Giulio Ferrante. Un saluto da Lucio Cipollari, Blogos Web Radio, www.ilblogos.it.